sono le 8 e 7 minuti, quindi siamo con 7 minuti di ritardo. Il ritardo però non è su Santa Maria Novella, perché questa è la fortezza. Se questa fosse fermata fortezza, noi saremmo già arrivati alla fermata fortezza. Da questo punto, tra l'altro anche senza pensilina, noi immaginiamo una giornata di pioggia, noi siamo all'intempera assoluta, la pioggia, la neve, il sole, qualsiasi cosa. E da qui, pian pianino a piedi, in altri 7 minuti, arriviamo a Santa Maria Novella. Qui siamo a stazione Fortezza, un binario tipo quello di Harry Potter, nato esclusivamente per parcheggiare quei poveri diavoli che arrivano dalla Faentina. Buongiorno, vado a lavorare, arrivederci. Ciao. Sono solo 40 minuti di treno, ma per raggiungere Firenze da Borgo San Lorenzo, nel cuore del Mugello, si va incontro a continui ritardi, porte bloccate, sovraffollamento e, come nel dicembre del 2010, anche incendi. Siamo sulla linea ferroviaria Faentina, 101 km non elettrificati da Faenza a Firenze, riaperti nel 1999 come contropartita alla costruzione dell'alta velocità. Nel 2011 la Faentina è stata, con la Pisa-Lucca-Ulla, la maglia nera delle 13 tratte ferroviarie toscane, superando, da aprile a settembre, l'indice di 4,2 che misura di servizi e disagi. Dei 55.000 abbonati a Trenitalia in Toscana, quasi 5.000 sono pendolari del Mugello. Il 75,7% utilizza il treno due volte al giorno e di questi il 47% per motivi di lavoro. Ma sulla Faentina i treni sono tutti a diesel perché manca l'elettricità, nonostante i 31 milioni di euro investiti nel 1995. Ma soprattutto, lamenta il comitato Mugello attaccati al treno, mancano treni nuovi e carrozze. C'è qualche minuetto, ma ci sono anche gli ALN 668, convogli risalenti agli anni 70, con poco spazio e, come nel treno dal Borgo San Lorenzo a Firenze delle 7.23, pezzi di ricambio e lattine piene di materiale liquido abbandonati tra i corridoi, nei vagoni e tra passeggeri. Viaggiare sulla Faentina vuol dire essere esposti alle intemperie quotidiane, nel senso che d'estate l'aria condizionata non funziona nel 90% dei casi e d'inverno non è raro che all'interno del treno ci siano infiltrazioni di acqua, tant'è vero che più volte siamo stati costretti ad aprire l'ombrello. Come comitato avete anche lanciato una campagna di segnalazioni, quali sono stati i risultati e cosa chiedete alla regione Trenitalia? A noi ha fatto un po' impressione quando abbiamo appreso qual è il sistema con il quale la regione toscana e Trenitalia effettuano i controlli sullo stato dei vagoni e del treno. In pratica lo fanno solo se esistono le segnalazioni. Se oggi questo treno avesse, come spesso ha, mezz'ora di ritardo, ma nessuno all'interno facesse la segnalazione alla regione toscana, la regione non manderebbe mai un ispettore per controllare che cosa avviene su questa linea. Negli ultimi 2 anni la motrice di questo treno si è incendiata 5 volte, quindi sono situazioni davvero che mettono anche a rischio l'incolumità dei passeggeri. Non ultimo, proprio l'anno scorso, quando questo treno è arrivato in stazione a Santa Maria Novella per un difetto di treni, ha battuto contro il fine corsa della balaustra di Santa Maria Novella e ci sono state 11 persone ricoverate all'ospedale. Firenze Santa Maria Novella, binario 17, oggi il treno da Borgo San Lorenzo è arrivato con soli 5 minuti di ritardo. Io parto da Vaglia e quindi Vaglia Firenze mattina e sera, e salendo a Vaglia molto spesso abbiamo difficoltà a trovare anche posto a sedere. Mensilmente Trenitalia, sulla base delle statistiche rilevate sui ritardi, stabilisce una percentuale di rimborso. L'importante è che il ritardo superi un certo limite, mi sembra sia il 4,5 adesso. Ci sono questi bonus che danno su questo accumulo di ritardi il 20% del rimborso degli abbonamenti, salvo che tu non abbia Pegaso. Chi ha l'abbonamento Pegaso, a nome appunto del cavallo alato, simbolo della regione toscana, purtroppo, anche se è contemplato nella carta dei servizi, non vede il rimborso
in caso di disservizio. Io prendo il rimborso perché ho solo abbonamento di treno, tanti miei diciamo colleghi che hanno sia treno gomma non sono rimborsati. Una sinergia gomma-treno ci viene sbandierata da tempo. Tutti convergono, io taglio diciamo corse doppie, Borgo, Firenze, taglio la sita perché dico che i pendolari possano andare sul treno, però se dobbiamo salire su un treno restaurato nel 1970 che prende fuoco, cioè mi chiedo quali sono le soluzioni, ecco. Cioè, in qualche modo vogliamo andare, se no scendiamo tutti in macchina e intasiamo. Disagi e disservizi non riguardano solo la Faentina. A lamentarsi sono anche altri comitati, come quello formato dai pendolari del Valdarno, da Arezzo a Firenze. Ma i disagi sono moltissimi, specialmente poi nel periodo invernale. E soprattutto parliamo di sovraffollamento dei treni regionali, parliamo poi anche di ritardi dei treni regionali, e poi soprattutto noi dal Valdarno abbiamo il problema delle interferenze con la linea direttissima, dove abbiamo i treni Frecciarossa che ostacolano di fatto il passaggio di quei treni regionali. Infatti molti dei ritardi che noi abbiamo dal Valdarno e da Arezzo è proprio l'immissione sulla linea direttissima Roma-Firenze, dove ovviamente ci sono i Frecciarossa, Frecciargento e prossimamente anche i treni privati di Montezemolo e della Valle, che di fatto ostacolano, interferiscono con il passaggio dei treni regionali. E chiediamo nuovi treni più capienti, nuovi treni a doppio piano, che sono quelli più capienti, i Vivalto soprattutto, oppure carrozze in più. Sono ovviamente richieste ovvie, di buon senso, legittime, sulle quali però la Regione Toscana non ci ascolta per niente. Chiedono nuovi treni e carrozze ai pendolari, ma Ferrovie nel novembre del 2011 ha sospeso gli ordinativi di nuovo materiale rotabile perché non c'è più certezza di finanziamenti pubblici per l'acquisto di nuovi treni. Dai 216 milioni di fondi statali per il trasporto pubblico locale nel 2010 si è passati ai 24 milioni di euro nel 2011, un taglio dell'88% da parte dell'ex governo Berlusconi. Tanto che l'assessore regionale trasporti, Luca Ceccobao, non esclude che si possano verificare nei prossimi mesi problemi e inefficienze. La riforma del trasporto pubblico locale in Toscana è già partita, con l'introduzione dei RegioStar, i regionali ad alta velocità, e la creazione di un biglietto unico, con un'unica tariffa chilometrica regionale. Ma noi siamo pessimisti, in primo luogo perché con i tagli che ci dicono ci sono e ci saranno da parte del governo nei confronti della regione per il trasporto pubblico locale, quindi per i bus ma anche per i treni, il rischio è che proprio i treni invece che aumentare, invece di averne dei nuovi in più sulle linee, rischiamo di averne di meno. I pendolari che già viaggiano male adesso potrebbero viaggiare ancora peggio in seguito.